Mi chiamo Marta e ho 12 anni. I miei parenti mi hanno sempre chiamata Terremoto perché non c'è proprio verso di tenermi ferma. Ehi, bambina Terremoto! Ciao, sono Luciana. Poi una notte è cambiato tutto, anche il mio soprannome. Quando stai in strada, metti da una parte sicura, a te non devo cascare niente in testa. I terremoti avvengono perché la terra non è un sasso, non è un sasso rigido, non è una patata. Si muove! Claudia, non si muove! Un terremoto della stessa energia può fare 10 vittime come 1000. Come, perché? Viene giù tutto quanto, viene giù la casa, è pericolante, non vedi i calcinacci, venga giù! No, perché mio cugino vive in America e mi ha detto che lì hanno scoperto un modo per prevedere terremoti. Come ho reagito io? Sono diventata grande. Dovete imparare a fare domande, tante domande. Bastelli, ma che fai? Dormi? È come chiedere se è vero che esiste un termometro che prevede la febbre. Gli strumenti misurano, gli strumenti non prevedono. Ma cos'è questo tsunami? In classe mia siamo tutti d'accordo. La prima cosa che arriva è il rumore. Il centro di L'Aquila non c'è più. Quanto sarà forte il prossimo terremoto? Apra! La buttiamo giù, chiamo i colleghi! Se voi vi rifiutate di costruire dove non si può, perché se non si può una ragione ci sarà, no? E allora io sparisco, svanisco.